Italia, Roma. Gli zaini carichi, gli occhi curiosi, i sorrisi, i canti, la voglia di stare insieme e conoscersi, condividere un tratto del cammino della vita. Dopo 2 anni di rinvii per la pandemia, il sogno è diventato realtà. Dall'8 al 15 maggio scorsi, 300 giovani tra i 18 e i 35 anni, provenienti da 23 paesi diversi del mondo, si sono trovati in Terra Santa per il pellegrinaggio promosso dalla comunità di Tesé. Camminare insieme verso le fonti della speranza è stato il tema guida di queste giornate insieme. Mettersi in viaggio significa alzarsi, mettersi in cammino, viaggiare in direzione della speranza, anche camminare insieme agli altri. Ecco perché insieme. E fonti, perché parliamo di una speranza che non viene da noi, non è il nostro ottimismo, non è perché tutto va bene che speriamo, ma sappiamo che Dio è con noi. Visita i luoghi santi, incontri, laboratori, ma soprattutto la preghiera 3 volte al giorno hanno scandito le giornate dei ragazzi. E mi piace molto il senso, la preghiera, il senso di comunità. It has been my dream since ever. È stato sempre il mio sogno venire qui, trascorrere tempo con le persone del posto e vedere quello che Gesù ha visto. Molto significativi i momenti di preghiera, molto suggestivi, dominati dalla musica, dal canto e dal silenzio. Un modo per superare le barriere linguistiche, per sperimentare una maggiore unità. L'esperienza più significativa e unica per me è stata quella di entrare nelle chiese e pregare insieme in lingue diverse, ma anche pregare lo stesso Dio, per avere unità, per avere benedizioni, per avere amore e pace in Terra Santa. Questa preghiera di 1 ora, 3 volte al giorno, ci dà energia per la giornata e ci fa sentire un'unità spirituale. La prima parte della settimana si è svolta tra Betlemme, dove il gruppo ha anche pernottato, e Gerusalemme, con la visita ai luoghi sacri, ma anche attività ricreative. Mercoledì sera a Betlemme i ragazzi hanno incontrato il patriarca di Gerusalemme dei Latini, sua beatitudine Pier Battista Pizzaballa, che ha preso parte alla preghiera. Giovedì sera la preghiera serale si è svolta nella Basilica di Tutte le Nazioni, al Getsemani. È seguita una fiaccolata fino al santuario di San Pietro in Gallicantu, attraverso la Valle di Josafat. La seconda parte della settimana, la visita in Galilea, Nazareth, dove Gesù ha vissuto la maggior parte della sua vita. Cafarnao è il mare di Galilea, dove Gesù ha predicato e dove ha chiamato i primi apostoli. Il monte Tabor, dove si è trasfigurato. Al gruppo si sono uniti anche diversi giovani cristiani locali. Both us. Noi cristiani e la Terra Santa possiamo offrire una nuova idea, una nuova fede alle persone che vengono nella nostra terra. Ma anche noi guadagniamo energia da loro e guadagniamo la fede che non siamo soli come cristiani in questa terra. Speranza e pace sono le parole che dominano i cuori di questi ragazzi. Tra loro ci sono anche Irina e Sofia, ucraina la prima e russa la seconda. Speranza, direi che è credere, avere fiducia, incontrare persone con uno sguardo umano. È un meraviglioso inizio d'estate, quando tutto fiorisce, tutto porta frutto, e porta frutto anche la nostra speranza, la speranza nella pace nel mondo e nella pace nei nostri cuori. Gli zaini tornano a riempirsi per tornare ognuno alla propria casa. Ora sono pieni di una certezza in più. Dio conosce la nostra miseria, le nostre sofferenze, ma di nuovo ci dice: siete ricchi perché la speranza di Dio è in voi.